Radio Radicale, siamo con Chiara Braga dopo il voto sul MES, insomma 187 mi sembra voti contro, meno della metà a favore. Insomma, che cosa significa questo voto? Che il trattato non può ritornare per 6 mesi all'attenzione dell'Aula? Significa soprattutto che la maggioranza di governo si è spaccata su un passaggio così rilevante, dimostrando l'inaffidabilità a livello europeo e sommando questa decisione all'ininfluenza del nostro paese nella trattativa sul patto di stabilità ed è il fallimento delle politiche sovraniste di Giorgia Meloni su temi che hanno molto a che fare invece con la tenuta del nostro paese e con anche la nostra credibilità a livello europeo. Allora, dunque, le opposizioni avrebbero potuto votarlo questo accordo insieme? Cioè, quello del MES, il Ma trattato. rispetto al MES, sapevamo che c'erano posizioni anche articolate dentro le opposizioni. Quello che sicuramente si è verificato è che il governo e la maggioranza aveva detto che avrebbe utilizzato il MES come strumento di pressione per la trattativa sul patto di stabilità. Il voto di oggi dimostra che l'accordo sul patto di stabilità è un fallimento del governo italiano e per questo motivo hanno respinto una parte di loro il MES, nell'imbarazzo di Forza Italia che si è astenuta. Avrebbero potuto far tornare l'accordo in commissione, fare delle modifiche e riportarlo in aula per renderlo più, diciamo, simile alle loro aspettative? Dal punto di vista parlamentare avevano mille soluzioni. Quello che è chiaro è che questo balletto procede da più di un anno e hanno cercato di rinviarlo il più possibile utilizzando prima l'argomento della trattativa sul patto di stabilità e si sono trovati di fronte all'inevitabilità di prendere una posizione. Il governo non è sostenuto da una maggioranza compatta, ha di fatto smentito la posizione del ministro dell'economia Giorgetti, per questo motivo credo che sia evidente a tutti che c'è una crisi dentro questo governo e Giorgetti dovrebbe trarne le conseguenze dimettendosi. Sì, l'ultima domanda, no, no, l'ultima domanda. Le volevo chiedere se ci saranno delle conseguenze sui mercati, secondo lei? Mi auguro di no, noi tifiamo sempre per l'Italia, a differenza di quanto mi pare che abbia fatto oggi il governo italiano e la Presidente Meloni. Grazie all'onorevole Braga del Partito Democratico.